L'attività tellurica dei Campi Flegrei è nota come bradisismo, una sorta di lento innalzamento e abbassamento del suolo, a cui i puteolani sembrano essersi abituati. Ma tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre di 475 anni fa, avvenne un episodio sismico che portò terrore e sgomento. In due giorni, dalla campagna sorse una nuova montagna. Questa è la storia di una nascita, la venuta al mondo di Montenuovo, che vide la luce in solo 48 ore e arrivò alla maturità in 7 giorni. Le doglie cominciarono a mezzogiorno di sabato 28 settembre 1538, con quel che sembrò un miracolo. Il mare davanti al lago Lucrino si ritirò di quasi 400 metri, lasciando sulla riva moltissimi pesci agonizzanti, che i puteolani raccolsero felici a mani piene. Ma la gioia durò poco. Nella valle tra il lago d'Averno e la spiaggia la terra iniziò a gonfiarsi come la pasta per il pane. D'un tratto si crearono dei crepacci e cominciò un'eruzione fiammeggiante fatta di fumo, pietre e fango. I puteolani, ormai terrorizzati, lasciarono i pesci e fuggirono verso Napoli, proprio quando a Napoli veniva organizzata una processione con la reliquia della testa di San Gennaro. Il fumo ricopriva completamente la zona e non ci si poteva avvicinare perché dal cielo cadevano pietre. Non si capiva cosa stesse effettivamente accadendo. Quando la nebbia vulcanica si diradò, i coraggiosi testimoni che non erano fuggiti rimasero a bocca aperta. Al posto del cielo c'era un monte, il Monte Nuovo. La curiosità era davvero tanta e l'occasione scientifica ghiotta, per cui fu decisa una spedizione. Ma gli studiosi scapparono a gambe levate quando un'esplosione violentissima scagliò per aria massi enormi, alcuni dei quali arrivarono a colpire addirittura Nisida. Domenica 6 ottobre la terra sembrò placarsi. La morfologia era completamente cambiata. Il villaggio termale di Tripergole era stato distrutto, il lago Lucrino ridotto a stagno. La curiosità prese il sopravvento sullo stupore e fu di nuovo organizzata un'esplorazione. I coraggiosi scienziati arrivarono sulla sommità dell'altura, ma mai fidarsi di un vulcano, furono colti alla sprovvista da un'esplosione, l'ultima, e in nome della scienza 24 di loro ci rimisero la pelle. La storia di Montenuovo, con l'evoluzione di un'attività sismica e di deformazione nel tempo che poi ha portato all'eruzione, ci insegna che verosimilmente questo è il tipo di fenomenologia che può accadere anche in una futura eruzione dei Campi Flegrei. In qualche modo questi fenomeni si sono ripetuti nel corso degli episodi bradisismici, solo che in quel caso non abbiamo avuto alla fine di tutta la fenomenologia l'eruzione. Quindi diciamo sostanzialmente ci aspettiamo di avere il tempo sufficiente per poter monitorare gli eventi e produrre un'allerta che sia efficace. Oggi il Monte Nuovo è area protetta e oasi naturalistica e rappresenta una straordinaria riserva naturale biologica e geologica. Il verde della macchia mediterranea ha colorato il grigiore del paesaggio lunare vulcanico. La fauna ha preso possesso del vulcano. Il panorama mozzafiato è lo stesso da quasi 500 anni, ma il lago d'Averno fa l'occhiolino a chi ancora fa finta di non credere che in fondo alle sue acque c'è l'antro dell'inferno.